Il quinto angelo suonò la tromba e vidi una stella che era caduta dal cielo sulla terra. A questa stella fu data la chiave del mondo sotterraneo. La stella aprì il pozzo che conduce al mondo sotterraneo e, dall'apertura, come da una grande fornace, salì un fumo che oscurò il sole e l'aria. Dal fumo uscirono nuvole di locuste che si riversarono sulla terra. Erano dotate di un potere simile a quello degli scorpioni ed ebbero l'ordine di non danneggiare né erba, né piante, né alberi, ma solo le persone che non hanno il segno di Dio sulla fronte. La visione della quinta tromba introduce delle azioni che provengono dal mondo sotterraneo, dal basso, dall'abisso. Questi termini esprimono in modo significativo il concetto di vuoto e di tenebre. Nel linguaggio dei profeti di Dio, la parola greca abyssos e quella ebraica theon indicano il luogo della negazione di Dio, la sede simbolica degli angeli decaduti. Nella visione si incontra un re angelo del mondo sotterraneo a capo delle locuste, il cui nome in ebraico è Abaddon, che in greco viene tradotto con Apollyon. Questi termini significano sterminatore, distruttore e descrivono l'opera di Satana, la stella che cade sulla terra. Al suono della quinta tromba, le tenebre che invadono la scena non sono determinate dal fatto che i corpi celesti sono stati colpiti, come nella visione precedente, ma sono prodotte dalle cavallette che sorgono dal pozzo. Il profeta le vede sorgere dall'abisso, portando in loro la qualità di quel terribile luogo. La spessa nube che esse formano oscura la luce proveniente dall'alto e negano in qualche modo l'esistenza del cielo. La quinta tromba svela dunque il meccanismo di negazione di Dio che caratterizza i secoli oscuri in cui la Chiesa apostata domina sulla coscienza. In questo sviluppo vediamo la stella cadere nell'abisso. La caduta provoca lo scatenarsi delle forze del nulla, delle tenebre che invadono la scena e oscurano il cielo. La qualità delle tenebre è determinata dalla stella che rappresenta Satana e il suo agente terreno, la Chiesa apostata, che usurpa l'autorità divina dichiarandosi vicario di Cristo, Dio in terra. Questa presunzione genera intolleranza nei confronti di chiunque si oppone ai suoi decreti. Mediante il terrorismo e la repressione, essa ingenera viltà, impotenza e sudditanza. Alla tirannia degli aguzzini reagisce il popolo con la negazione di Dio. La Santa Inquisizione, un fenomeno oscuro che dopo secoli di storia si stenta ancora a comprendere. In tutta la Spagna essa infierì sulla popolazione con l'intento di proteggere i fedeli da eretici e miscredenti. Decine di migliaia di persone vennero sottoposte a violenze e uccise in nome di Dio e della fede. Era sufficiente una denuncia o un minimo sospetto per subire arresti, deportazioni, torture e condanne a morte. A capo di questa organizzazione vi era un monaco domenicano, Tommaso di Torquemada. Migliaia di innocenti furono condannati a morte. I tribunali civili e quelli ecclesiastici agivano in sintonia. Gli inquisitori diffondevano il terrore. La sola presenza del grande inquisitore metteva i brividi. Gli stessi titoli di cui si fregiava gli conferivano un'aura di potere. Fratello Tomás de Torquemada, monaco dell'ordine dei frati e predicatori, confessore delle loro maestà, il re e la regina di Spagna, capo dell'inquisizione in tutto il regno e nelle colonie, nominato e autorizzato dalla Santa Sede. L'ombra dell'Inquisizione si stendeva su tutti i cittadini, che erano esortati a segnalare chiunque desse adito al minimo sospetto. Si invitava a sporgere denuncia anche contro i propri genitori, il coniuge o i vicini di casa. No ayudar a la Santa Inquisición es pecar contra Dios y contra su Iglesia.
Il grande inquisitore, con le sue omelie, incuteva timore ai fedeli. Chi osava disapprovarlo era considerato un nemico. Confessa. Conosci dei cristiani che continuano a rispettare il sabato? Che celebrano la Pasqua ebraica e seguono le tradizioni giudee? Riuscirò a farti parlare. Ecco Castillo de Simancas. In questo luogo, sotto l'imperatore Carlo V, si trovavano gli archivi del regno. Qui sono conservati circa 30 milioni di documenti, molti dei quali sono relativi all'Inquisizione. Essi sono una prova di quanto fosse limitata la libertà di pensiero. Con l'introduzione della censura, fu vietato produrre, distribuire, possedere o leggere scritti nei quali si parlava favorevolmente di ebrei o di arabi. Vennero proibite le opere di famosi umanisti o di grandi letterati come Dante e Rabelais, di Thomas More e Giovanni Keplero. La visione di Giovanni svela i condizionamenti che regolano la nostra esistenza presente. Essa ha lo scopo di incoraggiarci a fare delle scelte tra ciò che va respinto, perché contrario alla fede, e ciò che va sviluppato e portato avanti. Beato dunque chi legge e chi ascolta questo messaggio profetico e fa tesoro di quanto qui è scritto. Ma portare alla luce della coscienza il messaggio profetico non è semplice. Perciò nello studio delle profezie è necessario fare storia. Per mezzo di essa abbiamo la giusta lettura degli avvenimenti annunciati. Così, nella visione della quinta tromba, vediamo che Dio non resta insensibile all'azione criminale, ma colpisce la Chiesa con i suoi giudizi, quale conseguenza della sua apostasia. Dio non concesse alle locuste il potere di uccidere quelle persone, ma solo di farle soffrire per 5 mesi. Durante quel periodo gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Vorranno morire, ma la morte fuggirà da loro. È la violenza che si ritorce sulla crudeltà degli aguzzini. Sono stufo di dover provvedere alla cura delle strade senza ricevere nemmeno un soldo in cambio. Sì, ha ragione. Intendete dire che volete l'abolizione delle corvée reali? Proprio sì, così. Esatto. E anche della tassa sul sale. Perché dovremmo essere costretti a comprare il sale sporco e puzzolente? Giusto, ben detto. Equa ripartizione delle tasse. Io sono un dottore e per legge pago le tasse. Per quale ragione la nobiltà e il clero dovrebbero essere esentati? Giusto, è vero. E per quale ragione, signori miei, bisogna essere nobili per far carriera nell'esercito? Tutti dovrebbero poter accedere agli alti gradi dell'esercito, dell'amministrazione civile e della Chiesa. Della Chiesa, dite? Sì, perché no? Cosa avete scritto, Monsieur de Moulins? Niente più privilegi, niente più ingiustizie e uguaglianza per tutti quanti. Sì, molto bene. E libertà innanzitutto. Sì, libertà! La rivoluzione francese diede un colpo mortale al feudalesimo e realizzò una nuova società fondata sui principi della libertà e dell'uguaglianza civile. Essa segnò la fine di tutti i privilegi detenuti dalla nobiltà e dal clero e, cosa importante, pose termine allo strapotere del papato. La politica anticlericale della rivoluzione giunse perfino a delegittimare la religione cattolica nella nazione. Numerose chiese vennero chiuse. Nella cattedrale di Notre Dame, Dio fu sostituito dall'essere supremo e dalla dea ragione. L'odio e il risentimento popolare per ogni forma di dispotismo costituiva la causa profonda della ribellione. Sotto il dominio della Chiesa romana, la gente viveva nella miseria e gemeva sotto l'oppressione, priva della Sacra Scrittura, con una religione fatta di forme e di riti che non soddisfaceva l'intelletto e alimentava le credenze superstiziose e le usanze degli antenati pagani. Le nazioni europee erano divise in fazioni ostili che si combattevano continuamente, contribuendo così ad accrescere la povertà della gente. Furono la presunzione di essere rappresentanti di Dio, le forme di terrorismo psicologico e ideologico messe in atto per affermare una volontà di egemonia religiosa, che avevano trasformato il mondo in un immenso campo di battaglia e causato il rigetto di Dio e delle istituzioni ecclesiastiche.
la reazione popolare e laica prodotta dalla Rivoluzione francese e i movimenti anticlericali che seguirono costituiscono la risposta alle crociate, alle guerre di religione, all'intolleranza, ai soprusi, agli orrori dell'Inquisizione che hanno segnato la storia dall'XI al XVI secolo. Nella visione, l'immagine delle cavallette che sorgono dall'abisso e oscurano il cielo suggeriscono bene la natura di questo assalto mirato a negare l'esistenza di Dio. Il morso delle cavallette e la sofferenza inflitta svela il giudizio di Dio che si abbatte sulla Chiesa apostata, privandola del potere e del predominio. Tuttavia, gli effetti del flagello previsti dal suono della quinta tromba sono limitati nello spazio e nel tempo. Nello spazio perché essi colpiscono solo la Chiesa in quanto istituzione, nel tempo perché la durata del castigo è stabilita per 5 mesi, in realtà 150 anni, secondo la misura profetica stabilita da Dio, che vuole un giorno corrispondere a un anno. Una simile depressione è senza precedenti nella storia della Chiesa. Il suo inizio è segnato dal grande urto della Rivoluzione francese che fa tremare le fondamenta della Chiesa, tanto da imprigionare il Papa nel 1798. Santità, ho un compito molto sgradevole e penoso, ma avendo io giurato fedeltà e obbedienza al mio imperatore, non posso esimermi di eseguire i suoi ordini. Di conseguenza, in nome di Napoleone, io vi devo intimare di rinunciare alla sovranità di Roma e degli stati della Chiesa. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo. In questo caso ho l'ordine di condurre Sua Santità dal generale Mioli, che le indicherà il luogo della sua destinazione. La fine di questo periodo di sofferenza si attua completamente nel dopoguerra, quando il papato ritrova la sua sovranità temporale grazie alla ratificazione dei patti lateranensi nel 1929 e più tardi, nel 1948, mediante la capillare attività a favore del patronato e della monarchia, durante il referendum, che gli valsero onori e opportunità. Da allora, l'ascesa della Chiesa Cattolica è incontestabile. Essa si impone sulla scena internazionale come potere politico. L'impegno finanziario delle sue banche e dei suoi traffici, più o meno leciti, tramite i meccanismi delle speculazioni in borsa, l'hanno resa il maggiore potere finanziario al mondo. Sul piano religioso mostra il volto di una Chiesa impegnata nel dialogo ecumenico, ma al di là di ogni facciata, la Chiesa romana ha adottato la politica del trasformismo, con cui trarre il massimo profitto in ogni situazione. Quella che a molti sembra essere oggi una Chiesa di successo, in lotta contro l'ingiustizia sociale, nella realtà è un potere che lavora in maniera occulta per realizzare il suo disegno di sempre, riconquistare la supremazia assoluta. Attraverso le dichiarazioni, anche recenti, di papi e cardinali, essa mostra di essere una Chiesa dominante che non ammette concorrenza nell'esercizio di invisibili poteri ultraterreni e la gestione della divinità. La visione profetica di Giovanni predice un periodo torbido in cui la Chiesa romana tornerà in possesso dello strapotere. Con la forza persuasiva delle leve della finanza e dell'economia, otterrà un consenso universale. Allora ricompariranno l'intolleranza, le oppressioni e le persecuzioni. Vidi un'altra bestia che saliva su dalla terra. Aveva 2 corna come quelle d'un agnello e una voce come quella d'un drago. Essa esercita tutto il potere del mostro in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare, come un dio, il mostro guarito dalla sua ferita mortale. La bestia fece mettere un marchio sulla mano destra e sulla fronte di tutti. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome del mostro o il numero che corrisponde al suo nome. Qui ci vuole saggezza. Chi è intelligente calcoli il significato del numero del mostro, un numero che corrisponde a un uomo. Il numero è 666.
Il 666 è un enigma che ha suscitato non poche interpretazioni bizzarre e fantasiose che non hanno nessuna relazione con il messaggio profetico di Giovanni. La letteratura e la cinematografia hanno tratto ispirazione da questo segno misterioso per produrre opere spaventose di anticristi e satanismo che alimentano una vera fobia del numero 666. La spiegazione, però, è molto diversa da queste interpretazioni e si trova nel contesto della visione. Come è dato di capire, le intenzioni della bestia che sale dalla terra sono di fare in modo che tutti gli esseri umani siano sottomessi ai decreti della bestia che sale dal mare, sull'esempio seguito dagli israeliti quando al Sinai si sottomisero alla legge di Dio. Le parole di questo comandamento che oggi ti do restino nel tuo cuore. Le legherai come un segno sulla tua mano e le porterai come un segno davanti agli occhi. L'espressione sulla fronte e sulla mano indica la completa obbedienza nel pensiero e nelle azioni. La visione di Giovanni svela che il piano della bestia è usurpare l'autorità di Dio, obbligando tutti a obbedire ai propri decreti. Il marchio della bestia significa che gli uomini assumono lo stesso pensiero di questo potere e agiscono in sintonia con i suoi dettami. Non si tratta solo di un giorno, di un calcolo o di un personaggio, ma di un modo di pensare e di agire nell'esistenza che incide profondamente nella coscienza dell'individuo. In sintesi, il marchio è il segno dell'usurpazione dell'autorità di Dio da parte di un sistema religioso che non ha nulla da condividere con Dio. Il 666 rivela la natura della sua vocazione. Nella tradizione biblica, il 6 rappresenta l'umanità. Il primo uomo fu creato il sesto giorno. Del resto lo afferma la visione, è numero d'uomo. Ripetuto per 3 volte, indica l'orgoglio di elevarsi al livello di Dio, che è 3 volte santo. Questo indizio ci riporta alla Torre di Babele e alla sfida arrogante lanciata verso Dio con quella costruzione. Il 666 rivela così che si tratta di un'istituzione umana, apostata, con la volontà di rimpiazzare la divinità e assumere per sé l'adorazione che spetta solo a Dio. Si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Nella visione, la bestia, la cui piaga mortale era stata guarita, indica il papato, che dopo la ferita mortale del 1798 ritrova la sua sovranità politica nel ricostituito Stato del Vaticano. La visione della quinta tromba rivela che questo sincretismo di false religioni è il capolavoro della potenza di Satana tramite il quale realizzare la rovina dell'uomo. Egli lavora incessantemente, con ogni inganno, per realizzare il suo progetto iniziale, salire sul trono e dominare la terra al posto di Dio. Tuttavia, Satana non riuscirà a piegare quelli che si volgeranno dalla parte di Dio, perché l'Eterno stesso li difenderà. Egli è il difensore di coloro che temono di ricevere il marchio dell'apostasia e amano e difendono la verità di Dio con la loro testimonianza coraggiosa. Saranno questi che ricevono il sigillo di Dio, perché fanno della sua parola il loro scudo e della sua misericordia e della preghiera la loro unica difesa per vincere il male. Mm-hmm.